Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Giuseppe Conte, il Presidente del Consiglio, ha fatto un intervento, un'informativa urgente alla Camera e al Senato, e questo lo ha fatto perché il giorno prima Meloni ha fatto una protesta in piazza e la Lega di Matteo Salvini ha occupato il Senato e il Parlamento. Ovviamente un'occupazione non violenta, un'occupazione pacifica che comunque ha innervosito Giuseppe Conte, lo ha spaventato anche perché la Corte Costituzionale ha detto chiaramente che non c'è un diritto speciale in momenti come questi, il diritto è sempre lo stesso, quindi si prefigura un po' l'ambito dell'essere andato fuori dalla Costituzione, chiudendo per troppo tempo le persone in casa. E quindi cita Aristotele, Platone, lui fa queste cose un po' teatrali per richiamare la differenza tra tesi scientifiche e opinioni. Lui dice che le cita perché ci sono i rapporti degli scienziati e degli esperti. Con un approccio non graduale alla riapertura porterebbe a una recrudescenza dell'epidemia. Su questo ha ragione, perché già in altri stati c'è stato il ritorno dell'epidemia con la curva epidemiologica che si è alzata di molto. Quindi c'è un concreto rischio del ritorno dell'epidemia, aprendo tutto e subito, anche perché tutti i politici dicono grandi italiani hanno fatto veramente un comportamento. Beh, io il comportamento l'ho visto, le passeggiate in giro per tutta Italia, i lungomari affollati, quindi questo grande comportamento degli italiani io l'ho visto a tratti, diciamo a tratti, così, mentre loro falsamente, ipocritamente parlano di un grande comportamento degli italiani. Gli italiani si sanno comportare, se tu apri tutto loro si comportano veramente, ma veramente, ecco, su quel veramente. Quindi lui dice che bisogna stare attenti perché ci possono essere conseguenze drammatiche sia per il sistema sanitario sia i danni che potrebbero essere ancora maggiori per la nostra economia. Avete visto i dati spaventosi che arrivano dagli Stati Uniti? Si parla del primo trimestre di una discesa del PIL del 5%, dove realmente i primi 2 mesi sono stati normali. Quindi in un mese solo c'è stata una discesa del 5% del PIL negli Stati Uniti, che è la più grande economia del pianeta. E Conte dice: per questo abbiamo operato una scelta sulla base di protocolli rigorosi, e il 4 maggio segna l'inizio della graduale riapertura. Quindi Conte dice la riconquista di una vita più serena, ma di convivenza, nonostante qualcuno si fosse illuso che la malattia fosse stata debellata. Quindi convivenza e non la festa della debellazione. Poi nella sua informativa lui si difende ovviamente dalle critiche, perché lui è andato in Parlamento e in Senato non per altro, ma per difendersi dalle critiche e per cercare di tenere intatto il suo, tra virgolette, elettorato. Quindi dice: non possiamo permettere che gli sforzi compiuti risultino vani. Qualsiasi atteggiamento ondivago rischierebbe di compromettere gli sforzi sin qui compiuti. A rischio di apparire impopolare, non possiamo permettere un pieno ritorno alla normalità. Dal punto di vista del consenso, riaprire tutto sarebbe semplice, ma questo non è un programma elettorale. Ma voi sapete che a lui interessa e come il consenso. Tutte le sue continue dirette su Facebook, dirette, è tutto improntato a una sua propaganda personale per i suoi obiettivi personali, che ne abbiamo parlato spesso. Quindi lui parla di un monitoraggio costante del sistema sanitario, i livelli di contagio, attraverso anche l'applicazione Immuni, che io credo che non la scaricherà nessuno. Nessuno si metterà lì a essere controllato che distanza ha dagli altri, quante volte è uscito di casa. Non credo, per me, opinione mia personale, sarà un fallimento totale. Pensate se le persone volontariamente scaricano un'applicazione per essere sotto controllo, ma figuriamoci se la possono anche scordare, l'applicazione Immuni.
sarà scaricata gratuitamente, non conserverà i dati personali, ma non sarà un fallimento totale, questa è la mia opinione personale. Ecco, lui però lui dice attraverso questa applicazione possiamo monitorare e operare delle ulteriori riaperture, ma sempre su base strettamente scientifica, non sulla base di improvvide iniziative di enti locali. E con le improvvide iniziative di enti locali si sta riferendo alla Calabria, che da oggi ha aperto ristoranti e pizzerie, ma lo Stato sta impugnando prima una diffida e poi impugnerà questo provvedimento per farlo poi cancellare dalla consulta o dal tribunale del riesame. Quindi lui parla di delle cose del tutto illegittime, le ordinanze regionali che sono più permissive rispetto alle decisioni del governo. Sappiamo quanti danni economici questa situazione sta causando a tanti settori, ma sia per il commercio al dettaglio che per le attività ricreative. Opereremo le riaperture quando i dati scientifici ce lo permetteranno. E poi parla degli aiuti economici. Dice: il governo non intende lasciare indietro nessuno. Introdurremo ulteriori agevolazioni e trasferimenti perché non si creino aree di nuove povertà. Che su quel governo non stia lasciando indietro nessuno. Vengono i brividi ad ascoltare queste dichiarazioni perché gli italiani non hanno ricevuto praticamente quasi nulla. Parla di medie e piccole imprese, stanzieremo circa 15 miliardi di euro. Stanzieremo quando? Chi lo sa? Non si sa. Per il settore turistico introdurremo dei bonus per alimentare la scelta di un turismo interno. Quando? Anche questo? Non si sa. Poi parla di interventi a sostegno delle famiglie con bambini. Occorre valutare la possibile riapertura in modalità sperimentale di nidi e delle scuole dell'infanzia, oltre centri estivi e altre attività ludiche destinate ai bambini. Mentre per i disabili abbiamo previsto e lavorato con le associazioni una riapertura dei centri diurni, cosiddetti semi-residenziali. Quindi due decreti legge annunciati, il primo è il decreto di aprile che è diventato poi a maggio, con 55 miliardi stanziati, di cui 25 per il sostegno al reddito, 15 per le imprese, più sblocco dei pagamenti della pubblica amministrazione, ingresso temporaneo di CDP nel capitale delle imprese a fronte dell'indebitamento, sgravi quasi al 100% per interventi di riqualificazione energetica e di efficientamento antisismico. Certo che metterci dentro gli sgravi per la riqualificazione energetica e l'efficientamento antisismico rimane veramente fuori luogo. Bonus per le famiglie che trascorrono le vacanze in Italia. Poi c'è il decreto, il secondo, chiamato Rinascita economica e produttiva dell'Italia, a partire da misure per stimolare investimenti pubblici e privati. Quindi ci sarà l'individuazione di una serie di investimenti strategici, dice Conte, per un programma nazionale di accelerazione degli investimenti. E poi si difende Conte dei suoi provvedimenti. Dice: quei decreti del Presidente del Consiglio hanno ricevuto tante critiche, ma è stata proprio la Corte Costituzionale con la sua Presidente Cartabia che ha messo l'alto là a Conte. Dice: attenzione, non c'è un diritto speciale in questa situazione. E poi ci sono state critiche anche dei costituzionalisti. Lui dice: sono stati atti amministrativi e non legislativi, ma c'è una base di copertura legale nei decreti legge che hanno dichiarato lo stato di emergenza per 6 mesi, una base che ci fa superare qualsiasi riserva di costituzionalità. Il diritto costituzionale è equilibrio tra diversi interessi e quando è in gioco la tutela di interessi primari, le scelte, per quanto tragiche, diventano obbligatorie. Ho sempre agito in scienza e coscienza per tutelare il diritto alla salute. È ingiusta la critica di aver compresso le libertà individuali. Ma no, le libertà individuali, caro Conte, sono state compresse, ma sono state compresse dettate dall'emergenza. Non sono state compresse, punto, sono state compresse dettate dall'emergenza. E poi parla dell'esigenza di tempestività. Dice: ha sostenuto la scelta per essere più veloce dei decreti. Beh, lui, per esempio, il decreto di aprile lo fa a maggio e secondo lui questa è tempestività. E tempestività è perché il decreto legge è subito effettivo, ma lo devi fare subito. Perché se il decreto legge me lo fai dopo 40 giorni, perde la tempestività. Quindi lui sostiene questa tesi che lui è stato tempestivo e poi dice che il Parlamento ha tutti gli strumenti per controllare l'attività del governo. E poi
fa un omaggio ai cittadini italiani. Dice che è merito loro se la reputazione del paese è cresciuta nelle ultime settimane. Reputazione di che? Ma di che sta parlando? Bah, dobbiamo ringraziarli per i sacrifici fatti e i comportamenti virtuosi. Poi ringrazia i medici, i paramedici, fa tutta la sua serie di ringraziamenti, applauso unanime di tutta l'aula. Poi nel mese di maggio, ha sottolineato, si procederà ad effettuare 150.000 test sierologici. Un campione verrà selezionato dall'Istat. Dovremmo essere pronti a misure tempestive e anche restrittive. In caso di nuova crescita dei contagi, misure che potranno essere mirate su specifici territori. E poi, dice Conte, critico poi il vice segretario PD Andrea Orlando sull'utilizzo dei decreti e si è augurato che con il superamento della fase emergenziale questo strumento sia usato il meno possibile. Interviene anche Stefano Ceccati, costituzionalista e facente parte delle file del PD, propone un emendamento per la parlamentarizzazione dei decreti del Premier. Ha osservato, ho ascoltato con estrema attenzione Conte, condivido la difesa delle scelte passate, però praticamente mi sembra che abbia sostenuto che nei rapporti fra Parlamento e Governo non sia, non si inaugura, nessuna fase 2. Quindi anche la stessa maggioranza è critica nei confronti del Presidente del Consiglio. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.